So today, we are ready to go visit Due Mani Toscana, which is actually the winery of Luca da Toma, the famous winemaker for the iconic wineries such as the Macchiolle, Tuarita, on and on and on. It is always intriguing to taste the wines of the winemaker's own wine, as it often reflects their true wine personality. In this case, very, very, very biodynamic, if you will. He also has this boutique winery of his own called Due Mani, that means, in English, it means two hands, which rigorously follows the biodynamic farming since the get-go, when people were not talking about biodynamic farming, which was about 20 years ago or so. Due Mani is situated about 300 meters above sea level, that's the altitude, and it is incredibly sunny. In fact, you can see I was squinting the entire time we were filming this video. The grapes that he specializes, Cabernet Franc, Syrah, Grenache, and Merlot, and the interesting thing is that a lot of them is monovarietal, mostly, in fact. Questo è il sì. Ma perché non hai deciso di fare tipo Grenache, Rosé? Perché abbiamo poca uva, poi è nato prima e poi perché la Grenache qua viene anche ricca, concentrata, non è uva per il rosato. I nostri vini, per motivi proprio legati alla vinificazione, sono vini un po' timidi, non sono subito disponibili perché viene fatta una vinificazione e anche un affinamento sempre un po' al limite della chiusura, perché la solforosa è sempre molto bassa, perché Demeter accetta una solforosa di 70 mg di totale. Si aggiunge, sono a favore dell'anidride solforosa. La vinificazione dei nostri vini è senza anidride solforosa, fino alla primavera successiva alla vendemmia, perché comunque sia sono molto ricchi di gas carbonico, e dalla vinificazione, e quindi già quello è un antiossidante. Poi dopo la vendemmia andiamo verso il freddo, quindi anche da un punto di vista di microbiologico, sia i Brettanomyces o altri lieviti non buoni o anche i batteri sono molto tranquilli. È chiaro che nella primavera successiva alla vendemmia, quando i vini vengono travasati, viene fatta un'aggiunta di anidride solforosa, fondamentale, e poi all'imbottigliamento. Infatti già questo vino è nel bicchiere, è una bottiglia che comunque era in questo caso chiusa con il Coravin, quindi c'era anche un po' di gas dentro, però senti che ora piano piano si apre, si distende e vengono fuori questi profumi molto precisi di pompelmo. E anche una profumi che ricordano i vini che vengono dalle terre calcaree, e questo è dovuto sia dal nostro terreno e anche un po' dalla lavorazione nelle anfore. Nel nostro caso, come in altri vini Demeter, o comunque vini che seguono la biodinamica, uno non deve mai andare a cercare i profumi immediati, perché non sono aggiunti di lieviti commerciali, e quindi tutto fa con i lieviti della vigna. E di conseguenza questi profumi, che comunque durano nel tempo, però sono profumi meno artificiali, questo è. Senti, adesso si apre, ha anche un profumo un po' di foglia, quasi di foglia di pomodoro, anche zucchero filato. Poi in bocca ha questo sapore molto definito, di grande sapidità, proprio perché, diciamo, fra le peculiarità dei nostri terreni c'è il contenuto anche di sale, di sodio. Ecco, il sodio è un elemento importante per dare sapore al vino. È, diciamo, più difficile per la pianta, perché le piante con il sodio non vanno tanto d'accordo, perché limita, no, la vegetazione. Però insomma riusciamo con la biodinamica a dare degli equilibri
le piante fanno fatica, producono sicuramente meno, però con delle uve che poi danno dei vini con grande espressività. Andiamo avanti con il Cifra. Il Sì sono gli iniziali di Syrah, un'idea che poi ho avuto anche fortuna, perché sì è un affermativo, ti piace sì, ti piace il sì, sempre sì, pure dammi un sì. E tutti i rosati hanno veramente, sono sensibili alla luce, sono, vedi anche questo, sono fotosensibili, e quindi per avere una maggior protezione con questa bottiglia opaca si è più sicuri. Io ripeto, qui ci sono anche delle quantità di solforosa minime. Comunque il colore è un po' più, diciamo, meno rosata. Questo è un colore che è rimasto stabile, e questo è un colore che è nato così. Oggi c'è la tendenza a fare dei rosati abbastanza scarichi di colore. Noi avevamo, sì, ma per forza, perché comunque la moda dei rosati c'è, e i rosati che ancora vanno per la maggiore, che hanno, diciamo, tracciato una linea commerciale, e non sono, ahimè, gli italiani, ma i francesi, e che loro comunque hanno fatto questa scuola sul colore. Noi siamo stati sempre un po' fuori dalle righe di questo, no? Perché abbiamo sempre voluto un po' maggiormente caratterizzare i nostri vini, in questo particolare anche il Sì, con un colore più intenso, per dare un vino anche più completo. Però nel 2020 non è avvenuto, e allora lo prendiamo. Ma col 2021 probabilmente ci sarà molto più colore, perché è un'annata molto più intensa, dove è anche difficile fare rosato. Comunque vedremo, probabilmente, ripeto, verrà più scuro. Qual è la tua opinione in generale sul Brett? Lo definisco, quando nella degustazione, proprio la bestia feroce. Sentiamo sempre parlare dei talebani, sono ritornati nell'orecchio, e sono un po' i talebani del vino. E per quello che riguarda il vino, non li voglio, perché comunque fa il vino con tanto inquinato da Brettanomyces non è buono, fa male. Ognuno la interpreta come modo funky, o un modo un po' più, diciamo, non so se dire moderno, ma meno, con schemi un po' più liberi, no? Sì. Per fare vino. Io su questo invece sono molto rigido, perché poi i vini che sono infettati da Brett sono vini meno longevi e meno buoni. Se uno va poi a parlare di tutta questa scuola dei vini veri, dei vini naturali, di tutte queste cose che si dicono, che trovo aberranti per il vino, perché il vino deve essere sano, vero, e quindi quando un vino è inquinato da Brettanomyces, dove ci sono gli etilfenoli che disturbano la degustazione e poi fanno male. Quindi è molto semplice, bisogna avere cantina pulita, legni sempre molto puliti, essere rigidi nella gestione della cantina, e poi anche perché, ripeto, solforosa ne possiamo usare poca, filtrazione non la usiamo, e quindi... E niente oltre, diciamo, qualification? No, sì, esatto, qualification naturale, perché noi non possiamo usare niente. Cioè, quindi tutto deve essere veramente tolleranza zero. Ci vuole una grande attenzione, cioè non si può, ci si può permettere di avere inquinamento. Quindi vuol dire controlli sempre. E succede, è successo anche qui, perché gli anni non sono tutti uguali, ci può essere qualcosa che scappa. E a quel punto lì individui le barrique e sai che quelle barrique le metti da parte. Cifra 2020, è il vino fresco, quello che esce nella primavera successiva alla vendemmia, fa solo cemento, passa tutto l'inverno fuori, così si stabilizza. Sì, i cementi, sì, però sono tutti cementi fuori, quelli grandi, perché ma comunque è lo stesso. Non hanno vetrificazione interna, hanno il controllo della temperatura, poi a giugno normalmente si imbottiglia.
può essere fine maggio, ma normalmente giugno. Il cifra nasce da una macerazione abbastanza breve, intorno 10-12 giorni, con temperatura bassa, poi si separa dalle bucce, non c'è un approccio estrattivo, ma solo per mantenere dei tannini proprio minimo, al minimo, solo grande freschezza. Ascolta, domanda, questo è, diciamo, ready to drink, quando è pronta a beva? Ma guarda, questo può durare, io ho bevuto cifra dopo 5 anni, è chiaro che questo impatto olfattivo molto fresco, penetrante, è in calo, aumenta la parte di frutta più rossa, di frutta più matura, sembra quasi che abbia avuto un passaggio in legno, no? Invece poi no, è tutta la dolcezza che deriva dai tannini che si sono affinati, ma dopo 5 anni il vino è ancora più che soddisfacente. Okay. Mentre, appunto, ripeto, questo qui è un vino che punta sulla freschezza, un vino anche molto verticale. Noi lo stiamo degustando a una temperatura corretta, saremo intorno ai 18-19 gradi, ma è un vino che si può bere ancora più fresco, anche a 14 gradi, anche abbinato a tanti piatti, non solo di carne, ma anche di pesce, ma pesce comunque con dei sughi. È un po', diciamo, un vino Four Seasons. Hai detto Cabernet Franc con pesce, hai detto? Sì, questo qua non con un pesce bianco, ma se questo con le seppie, con la bietola, si chiamano le seppie enzimino, con il pesce spada o tonno, fatto con le olive, un po' con olive, pomodoro, anche con cacciucco. Cacciucco, questo qui, sì, la zuppa che poi è nata a Livorno, no? Questo è un vino ideale. Uno lo prova e poi sono sicuro rimane soddisfatto, perché questa freschezza che ha il palato, poi non ha tannino, se non poco, poi giochi anche sulla temperatura. Okay. Mentre il terzo vino è altro vino. Altro vino nasce. Il nome nasce da una casualità, perché mentre il cifra sono le iniziali, come nel sì, dei vini, no? Cifra, C Cabernet, Fra Franc, no? Cifra. Altro vino, proprio in fase di ricerca, che sì, infatti durante le nostre discussioni con Elena, su come chiamare i vari vini, intanto le selezioni, il Due Mani come Cabernet Franc, il Sui Sassi, il Syrah, perché è nato in una parcella molto ricca proprio di sassi, dove è stato bonificato il terreno dai sassi, proprio venne fuori. Ma l'altro vino come lo chiamiamo? E quindi questa casualità, l'altro vino come lo chiamiamo, altro vino. Questo è l'unico blend aziendale, quindi come ho detto prima Cabernet Franc e Merlot 50-50, fermenta nel cemento, ha una macerazione abbastanza lunga, si va intorno ai 20 giorni. Ovviamente i vini, sia Merlot che Cabernet, fermentano separatamente, perché ci sono delle epoche. Blend quando lo fai? Ma lo facciamo dopo la vendemmia, perché tanto ormai è tutto molto chiaro, preciso, abbiamo le nostre parcelle che ormai sono addestrate per produrre questi vini. Poi si assembla e va in tino di legno. In tino di legno dove ha fermentato il Cabernet Franc per il Due Mani. Ma queste palline, cioè, cosa vuol dire? Allora, le palline rappresentano gli acini dell'uva, e il nostro designer ha pensato di colorarle in maniera diversa, poi abbiamo così giocato insieme per dire mettene più una bianca, una rossa, una verde, più chiaro, più scuro, per un fatto proprio di gusto, però in un certo senso poi vogliono rappresentare anche l'approccio del vino. Come il vino, come si dimostra il vino, perché il cifra ha dei colori comunque che
freschi, dei colori non scuri, dei colori vinosi, come un po' è questo vino. Non è un vino di grande struttura, però un vino che si fa sentire, che ha personalità. Il verde invece per la freschezza, perché è un vino comunque, come vedi, c'è anche questo po' qualche cosa di scuro dal viola, quindi un senso di concentrazione. Però molto verde questo vino. Sì, ma anche perché non c'è barrique, c'è solo tino di legno, quindi anche questo era l'obiettivo di dimostrare che in un territorio dove sia i Cabernet e Merlot sono affinati in barrique o in barili, noi lo affiniamo un tino di legno con i suoi tempi. Non c'è appunto l'idea che deve sapere di vaniglia, di cioccolata, ma deve rimanere molto fresco. Questo verde che tu dici, che poi non è verde, è proprio freschezza data anche da erba, sembra erba tagliata, ma la freschezza del vino perché non ha un affinamento in contenitori dove la vaniglia si manifesta. È un vino che crea molta salivazione, un vino di corpo, un vino che a livello analitico è molto vicino al due mani, però diciamo è un Cabernet Franc che è stato un po' ingentilito, ovattato dalla presenza del Merlot. Intuitivamente, no? Io pensavo che questo, il blend con Merlot, fosse un pochino meno verde, diciamo. In bocca non è verde. No, perché io 100% Franc, io sempre pensavo che fosse un pochino più verde. No, impossibile. Qui da noi no. Qui le uve maturano. Noi abbiamo poi abbiamo il Cabernet Franc, vero? E poi qua abbiamo un clima dove matura, effettivamente matura. E questo è il nostro Cabernet Franc di punta, il Due Mani, che ha avuto la prima edizione nel 2004 e è sempre affinato in barrique di due, diciamo, forme, da 228 litri. E quindi la pièce e poi anche la barrique tradizionale, quella di Bordeaux, da 225 litri. La pièce e la barrique sono simili, no? Sì, ma cambia uno a 228 litri, che è la pièce della Borgogna, quindi la misura. No. Sì, però cambia la forma. E cambia tanto? Ma sì, la pièce, quindi la barrique di Borgogna, poi posso farti vedere, è un po' più panciuta. Un po' più stretta, più panciuta, mentre lo spazio più o meno è lo stesso, sono 3 litri di differenza, sì, però certo. Cambia un po' di rapporto vino-legno, ecco. Mentre nel appunto con i due mani 18, questo è un vino che è stato nel legno circa 20 mesi, però come senti non c'è mai una spinta, no, sul legno, del legno, cioccolata, vaniglia, non c'è. Comunque piano piano viene fuori, no? Senti questo profumo di anche di peperone giallo arrostito. Comunque è molto dolce nei profumi, non è. È un piccante dolce, un po' un. Senti adesso il rosato, si è aperto, no? E l'ultimo di questa serie è appunto il Sui Sassi 18, che è il vino che chiude un periodo di prove, di studi. Quindi questo quando rilasciate questa cosa dei Sui Sassi? Rilasciate, questa è l'annata 18? Sì, questo è già in commercio. Ah, noi va in commercio con l'anno due anni successivi, perché sì. Ti fa, perché fa nel 18, 19 in affinamento, 20 in affinamento, normalmente 20 mesi, poi si imbottiglia e quindi esce semmai dopo 2 anni e qualche mese. Non brucia dall'alcol, questo fa salivare, diciamo che 2 gradi in meno sarebbe stato perfetto, ritorna fresco, non senti marmellata, non senti frutta cotta, ritorna tanta freschezza. Quindi su quello
e poi 14, non è 15. Pensai a volte 14, poi 15. No, poi c'è margine di... Sì, sì, no, 5. Ma questo è 14, siamo proprio vicinissimi a 14. Non arrivo a 14,5. No, questo è comunque importante. Trezzolo 17. Ma perché ha l'etichetta completamente... Ma perché è un vino, quello fatto dalle tre aziende, quindi abbiamo fatto tutta una cosa diversa, no? Vedi, un tesoro di tre. Ma e te provvedi Cabernet Franc? Sì. E gli altri? Due mani Cabernet Franc, Caia Rossa il Cabernet Sauvignon, sì. E Prima Pietra il Merlot. In tre parti uguali? Sì, diciamo questo. L'ultimo è questo G punto. Questo è un vino completamente diverso. Non saprei da dove provenga questo. Dalle due mani? No, non lo so, ma hai capito? Sì, è chiaro. Francia del Sud. Ah, per forza. Non è Garnacha, no? Cioè... No, no, non è Garnacha. E come senti non ha niente a che vedere con... Guarda, non è neanche, uno pensi alla Sardegna, tutti i Cannonau sono tutti, eccetto uno, e vi dirò perché, che sono molto caldi, marmellatosi. Ho detto eccetto uno in Sardegna perché lavoro da Corda, Antonella Corda, che è un'azienda a Serdiana nel Campidano, quindi siamo a sud, vicino a Cagliari. E anche lì c'è questa, diciamo, sono questi vigneti di Cannonau e lì abbiamo fatto, stiamo percorrendo la strada di fare un vino non alcol, ma proprio, sai, estremamente maturo per mantenere la freschezza, i profumi e un po' questa, diciamo, rotondità. E effettivamente è vincente. Comunque questo è un tannino dolce, un tannino che si fa, questo è 2019, cioè questi sono vini che devono anche durare, perché 3 anni, 4 di bottiglia, ma in 2 anni sono sicuro che questo tannino, che è un po' più evidente, però non lascia mai verde, si equilibra. Bene, bravi. Grazie. No, 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 perché non avevo mai assaggiato quei vini, perché non avevo mai occasione. Ah sì, ma... Quindi... Meno male ieri ci siamo incontrati, per caso. Sì, mi hai fermato. Ah sì, ho detto, oh, fermati, dove vai? Grazie mille. Prego, grazie a voi, a te. Comunque, è bellissimo, cioè, questa vista, non me l'aspettavo. Now back to the office, getting ready for that Zoom fatigue once again, mapping out our next wine tasting, winery visit, and more importantly, wine people. So, chin chin with Italian wine people.